ai punti, probabilmente avrebbe anche meritato qualcosina in più. Sì, sì, diciamo, sono state due partite ha dimostrato comunque potenza a giocare, sia con l'andata e il ritorno. L'ultimo tempo abbiamo subito questo gol, diciamo, facendoci un po' sorprendere su un blocco, però comunque la squadra ha reagito, ha creato, è riuscito a pareggiare il secondo tempo, abbiamo avuto anche l'opportunità di fare il secondo gol, però alla fine c'è stato questo ennesimo pareggio con la Giada. Dopo 11 minuti è venuto in 1-1, no? Molto importante. Sì, sì, no, la squadra... Però la squadra poi non è che ha fatto moltissimo. Diciamo che la squadra ha reagito immediatamente, non è che si è battuta al gol della Giada. Sapevamo che la partita, insomma, sono aperte, c'è anche il secondo tempo, c'è un momento da giocare, quindi anche la partita scusa ha dimostrato comunque di avere la forza, la qualità per riprendere e portare le partite. Quindi è dimostrato anche oggi. Tutto sommato le cose rimangono così, il Forlì ha rimontato, cioè, ha preso i punti, rimaniamo in corsa. Sì, no, noi ci vediamo ancora, ci sono molti punti in palio, ancora c'è tante partite da affrontare, quindi il nostro percorso comunque deve continuare, i ragazzi sono comunque sempre curiosi e concentrati ogni partita. Ora più che siamo avanti, più che i punti iniziano a pesare, quindi anche le altre partite che ce la messiamo noi con Giana, non sarà, diciamo, così semplice fare punti. Quindi non ci vediamo, proseguiamo con la nostra strada.